Questo fiume si chiama Drina. Là dentro sono state gettate 453 ragazze, tutte tra i 17 e i 25 anni. Questa foto la tengo qui per ricordarmi da dove vengo e per non dimenticare mai come sono fatti gli esseri umani. Meravigliosi e orribili. Esma, mia figlia. Ho sempre creduto che un giorno avrebbe voluto sapere come sono andate le cose. E allora io le avrei detto che non so chi sia suo padre. Ho sempre immaginato che le avrei detto la verità. Invece forse non lo farò mai. Perché la verità non è sempre un bene se non si è pronti ad accettarla. Wir kommen wegen der Überraschung, oder? Sehen wir zu früh? Ganz im Gegenteil, ihr kommt's gerade rechtzeitig. Also, das A und O für der gescheite Wiesen ist ein gescheites Gewand. Gregorio, no grazie. Wir wollen lieber nur gehen in die Museum und in die Schloss und basta. Che bello. Seta. Come si dice Seta? Seide. Ja, genau, das ist Seide. Und der Rest, das ist reine Handarbeit. Oh. Mhm. Darf ich probieren? Ja, freilich, dafür ist ja da. Da. Oh, okay. Perché non vieni giù? Perché non ti sdrai? الزفريه ديال الخلق قولها لامك المره الجايه ما غاديش نقرع لامك راسك كي كوزا يوجي محمد voglio sapere se mi porti via con te certo che ti porto via con me ma prima voglio recuperare i soldi hai capito non avere fretta che c'è voglio sapere se mi porti via con te Mohamed, mi porti via con te? Guardami, dimmelo. Guardami. Mi porti via con te? Mi porti? Voglio sentirlo. Portami via con te. Io la voglio aggiungere al sugo. Aber warum gehst du in, wenn er tot ist? Perché con l'acqua si riprende. Però bisogna farlo subito, altrimenti non ce la fa. Riprendere. Erholen.
losgehen und das Nein, 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 ich bleibe hier. Ich will hier essen. Was ist dein Problem, hä? Huh? Was ist du, dein Problem, hä? Huh? Du bist mein Problem, weißt du das? Du bist dein Problem, ah, Mann! Du Alter, bist mein Problem. Ich hau ab. Lass mich in Ruhe. Was ist dein Problem, hä? Huh? Du lass, bist mein Problem, machen. Weißt du das? Ich lass das nicht machen. Du bist mein Problem. Lass mich in Schlaf. Ruhe, hä? Huh? Ich hab dir gesagt, ich bin unglücklich! Ich bin unglücklich! Du hast gesagt, du willst dich mit dem scheiß Laden zuhören! Du bist durch. Schlappe du! Na, du Schlappe! Okay. Laura, l'unica cosa che ci dobbiamo raccomandare a vicenda, non ci facciamo la guerra. In fondo è una precauzione che prendiamo per Mirko, no? Non è facile per un bambino vedere che il padre se ne va via di casa. Se me lo dici così sembra che è colpa mia, non è colpa di nessuno, è successo. Ascoltami bene. Siedi un attimo. Mirko, papà non va via di casa. Penserò sempre a te. Ci possiamo telefonare. Papà! No. Mirko. No, non fare così. Che fai, piangi? Non devi piangere adesso. Mirko. No, non è nei patti, non è giusto. No. Lascia, ma Mirko! Ma ti sembra giusto piangere a questo punto? Se mi piangi qui e la telecamera è lì, Mirko! No! Ma stappo un corno, Osvaldo! Ma l'hai visto come lo fa apposta? Ma perché piangi? Risposta! Anzi, in lei la voglio dare, perché? E c'è anche tua moglie che... Grazie. E il bambino, ovviamente, vi vuole vedere insieme. E abbiamo inserito anche questa scena tra te e tua moglie. Bellissima, vedrai, bellissima. Bravi. Mancava proprio una scena così. E proprio quando stai per imbarcare. Cade violentemente a terra. Bellissima, vedrai. Bellissima. Batte la testa ed entra in coma. Piccolo Mirko va a vivere con il padre e a tempo indeterminato. Magari si risveglia. Bravi ragazzi, siete venuti per prendere le offerte? Ma l'avete vista? L'abbiamo anche sentita, capitano. Siete venuti ad insultare? No, non si offenda. Lei ha un aspetto quasi... umano. E poi parla un inglese perfetto. Sono come sono. E non parlo. Penso. Ma da dove venite? Arriviamo dalla Terra. Mi sembrate un po' cresciuti per essere dei vermi. Io sono il capitano Williams, loro sono i miei uomini. Siamo sbarcati su Marte meno di un'ora fa. Marte? Marte. Lei vive sul quarto pianeta rispetto al Sole, giusto? Naturale. Per noi quel pianeta si chiama Marte. Per noi? No. Ma non avete proprio educazione in questo posto? Siamo gente venuta da molto lontano. Dovete accoglierci con rispetto. Certo che voi vermi avete proprio la testa dura, eh?